Ma chi ci pensa a aiutarti, scema, tu altro da fare? Questa me l'ha regalato il vostro figliolo. Ladro, come? E ladro senza rendere nuovo, e si pronuncia in accio. Madonna, faccio finta di non aver sentito, vai via qua, sei miccioso eppure vai. Vado via, vado via. Vediate. Ma io non sono né parte né fiaga, è sputo. A chi sputi, A chi sputi? Lingua giù. Ci ha fatto sto mercato! Puzza ambulante da sì! Perché se sente un chilometro guardando! Ecco che viene per la roba mia! Le pelle dei porci! Anzi, alle porte! Guarda un po'! Ladro! Te sentivo la puzza di arrivare! Ma che ne sanno loro di quanta fatica, di quanto sudore c'è da qua dentro! Questo venduto andai finista già piano, pensa un po' che razza di viaggio che fece! E questa sera, Madonna, quando guardo questa sera, mi ricordo che un giorno intero mi piace il prezzo. Quindi la nuova dalla mattina alla sera, poi con la lato non potete dire tanto che ricordo. Ed è questa sera, sto ladrone del figliolo mio, me l'ha rubato una pezza di terra. Tira! La regalata? La mi dà un po' di regalata? Hai le brosse da regalare? Questa bella seta sulle pustole delle brosse, le stelle rotte. Non è che gliela mandata, uno dice gliela mandata, o che non vede se per un castello, no, gliela portata non è che so. Perché io posso capire a parte bene, io non l'ho fatto da bene. Anche io ho mandato tanta roba vecchia, tanta roba, alle brosate le compagne, alle brosate ho debolito. Mandaci le persone. Dove siamo andati a finire? Che siamo qua? Oh, le brosi butta. E tanto, invece lui niente, e dopo che ha vestito per bene, se le brose mi ricordo l'arte, mi vestito con la nominata, se ne scelto uno delle brose, l'ha baciato, questo come posso dire? E se questo di, sto, tutto baciato. Ah, la parola roba francese che arriverà di con le prossime, e che baciato? Con tanti malati le cose, là, come si chiamano? Gli infantati, perché se io non penso che uno che ce l'ha infantato, che dopo tutto è pure più pulito. No, lui è antiquato, papà, andò a baciare proprio il tuo e ci ha dato fino a pulito. Pazzi e pochi da com'è. Perché come dite voi altri, fatto sul muro, già lo vedo, eccolo là, Francesco che bacia e le bronze. Certo, Francesco che bacia un malato d'ernia non farebbe lo stesso effetto. Uno domanda, che sta a fa? Bacia l'ernia. E sai che sto? Adesso c'è un metallo schiaffo. Adesso c'è un metallo schiaffo. Si mette a lettere sempre le pareti. Che può fare un padre per chiaro, un piolo come questo? Che può fare? Si mette a lettere sempre le pareti. Ma no, lei, quello che gli si è accostato quando l'altro si è avvicinato, quello che si è allontanato. Ecco lei, sì. Quello con la faccia da parte. Se mette lei non mi fa. Ma no. Ma non in questi, che te vuoi vestire così? Sei già tanto ricco con secolo, i panni del secolo addosso. Te vuoi vestire così? I miei panni di quando si fa più di. Anche se da sto scambio dei panni potrei prendere qualcosa di più lungo. Lei a doppia croce c'ha l'aria di non essere nessuno, ecco. Senza peggio, no? Mentre io qua ad Assisi sono il più potente, il più ricco, non lo dico mica per passeria, no, lo dico soltanto per farlo sapere, così. Da uscire il contatto io parlo, tu stai zitto, diventa pazzo. Fate pace da lì, sì, poi ha fatto il turbo, entrare. Sono arrivato perfino a negare la lemosina lì davanti alle cose mie, per risparmiare questo fiore, come sicuramente hai fatto tu per il tuo. Lo so, sei un padre come me, no? Le cose che sta succedendo a te sono già successe a me e succederà finché ci sarà sta catena del padre in figlio. E finché i figli non diventano padre non se ne accorgono. Sempre non parlavo in due, se no si inzeppano le cose non si capisce più. Per chi lavora? Per chi lavora? Per un figlio. Per chi desafini? Per un figlio. Io volevo che suo figlio mio diventasse ricco, cavaliere, che non gli mancassero le donne, le avventure, per un po' più
dice, inizia nell'elmo più male, scusate, resta qua, resta qua. Il partito del popolo, e per questo volevo che se lo dimenticasse, proprio alla mia. Io volevo, non so manco io quello che volevo che sto figlio mio nascesse e crescesse in un mondo di sé, di milluni. Ho detto che fino una madre francese che ha piatti. Andai a terra scuola in Francia a piangere la madre francese. Che deve fare il più padre? Che deve fare? Perché volevo che venisse sul carino, elegante, educato, e da giovinetta potesse cantare e provenzale sotto le finestre delle più belle badanti da sì, 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 gusti le parti. Lasciami sfogare un pochettino, no? In un primo momento c'è stato il gioco, come no? Se li faccio da Assisi mi dicono che l'ha cantato in provenzale. E neanche tanto male intonato, Solo con me non si intona come sua padre. Su di lì c'è stato il gioco, la papà mola gli piaceva, sì. Poi di nuovo torni a casa e trovi un figlio pazzo. Che fai? E sangue tu, e carne tu. Che fai con le panne per il piatto? Che fai? Ultimamente sapete che ho fatto, ultimamente. Io me ne ho massacrato la faccia a forza dei cazzotti. Mi guariva, io lo massacravo un'altra volta. Io gli menavo e lui si metteva a pregare. A casa mia non vince la preghiera, vincono le botte. A casa mia comando io. Adesso mi sono stufato. Dov'è? Sono ladro come le pelle. Tanto che me fa? Che me fa? Da vergogna c'è sta già. Oh,
dice la gente? Dice che la malattia è contagiosa. Meno male che io vado, ci sono già, che se ne romata mi faceva monaca anch'io, Così lui mi vedeva e mi diceva: poverina, sei fatta monaca per me. E io piangevo e lui piangeva. Ma io che merito ne avrei a farmi monaca? Per aiutare i poveri? Aiuto già me? La sera mi copro e la mattina mi dico: buongiorno cenciosa, e mi voglio bene. Oh, my God.
Diamo, diamo, nostra sana, diamo. Quante da fa questo figlio, quante me ne fa, quante me ne combina. Non c'è niente di strano, niente. Dio mio, ogni volta che guarda su in alto, no? Per guardare uno che comanda. Sì, Dio è persona. In quella faccia, vedi, manca di mente la mia. Manca il mappo. Manca la parola nuova francese che arriverà in Italia. Dicevo, ogni volta che sto fiolo mio, no, guarda su in alto qualcuno che comanda e che non sia Dio in persona, in quella faccia vede mancabilmente la mia, manca il ma. Un'altra parola nuova francese che arriverà in Italia con le prossime strofe e farà l'effetto suo. A me mi pare che sto fiolo mio gli è rimasto il segno, l'autorità, il padre. Chi se lo scorda più un padre? Questi si sono inventati le regole del mio. Andiamo, andiamo, manda a sbattere la faccia più lontano che se può. Amico mio, dove stai? Con quello di prima, dove stai? Ma te muovi sempre, te devi locare in qualche posto. Perché se ci perdiamo di vista noi altri padri, te saluto, te sei un dono addosso, sti Dio. Te devo dire una cosa. Il papa di cui poco fa, per esigenze teatrali, ho dovuto vestire i panni, e mica non mi ha conosciuto. Dicevo, il papa, alla fine di aprile, gli ha spalancato la porta a Gran Mato d'Assisi. Io, suo padre, mai una braccetto di niente, mai una spalancatella di niente. Con me sto fiolo mio, rigido, rigido, tutto attaccato. Qui t'hanno inventato le regole del niente. Non ci sente niente, non abbiamo paura di niente, non abbiamo bisogno di niente, questi piedi scaldi, zozzi, così che se ne giro, eh? Ma come paura di niente? Tutti ci abbiamo paura. Tu, quell'altro lassù ti pare che non c'ha paura. Quello che si nasconde ti pare che non c'ha paura. Ma se fino da prima di nascere, nel ventre della madre, stavano quei pugnetti rannicchiati sull'occhio, per paura di dover nascere da un momento all'altro. La vita spaventa. Dimmi una cosa, dimmi una cosa. Perché da poppanti ce la facciamo sotto? Dai. È paura. È paura di quello che ci aspetta subito dopo. Te ne dico un'altra, fammela dire. Ecco qua. Io, Pietro Bernardone, no? Il più grande mercante di Assisi. Perché sono diventato ricco? Dai. È paura di dover essere povero domani. Mettici il capo, mettilo da parte così non si spreca. Ma allora, ma amico mio, se c'è sta paura, devi stare di notte e giorno inchiodato a mucchiarlo che si tocca. No, i quattro. Se c'hai loro non c'hai paura di niente. No. L'unico amuleto capace di tenere lontano un momentino la paura. Il resto sono chiari. Questo ha inventato le regole del nido. Ma niente, che vuol dire? Che si aspettano dal nido? Hanno piato un po' di niente, l'hanno impastato con un po' di niente. Sti stupidi. Ah, madonna. Sai come vanno dicendo? Vanno dicendo tutti i fratelli. Ma fratello di che? Fratello di chi? Ma in che senso, fratello, eh? Caino non era per caso un fratello? E dopo Caino ci dei figli ancora? Ma tu guarda che razza di crosta che c'hai. Ecco il punto. Fidarsi della vita del prossimo. E io qua, un mercante come me, con la crosta che mi ritrovo, dovrei credere? Dovrei fidarmi? E guarda un po'. Io non ce l'ho mica scritto lì davanti alla bottega mia. Io ce l'ho scritto qua, in fronte, chiaro. Non si fa credito. Non me va bene più niente. Te puoi scudurare dalla mattina alla sera che non me ne importa niente. Potrei dire sul fuoco. Che mi costa dire sul fuoco? Ma esiste ancora il cuore di questi tempi, eh? Esiste? Esiste l'amore? Ah, eccolo là. Che se no l'amico schiaffia. Sai come dice? L'amore dice... Come ti dice? L'amore ama il prossimo tuo come te stesso.
Ma chi la te? Ma di chi? Ma di chi? E metti in casa che io non mi ami e che mi faccia schifo non poco. Com'è che la squacchiamo sta montagnola, eh? Ma che prendete che io agli altri li ami e a me stesso qua mi faccia schifo? Comodo! Fammi parlare! E fammi parlare! Ma sai che ti dico? Sai che ti dico? Quando ci avranno fame, torneranno a casa. Una volta l'altra, te do un'anzeppata negli occhi che ti scurisco tutto per
sei mesi. Tu non avevi detto a me, ti interrompo il discorso, te lo continuo davanti alla bottega. Basta così che m'entroni le orecchie, basta. Mi stavi a dire che sto fiolo mio con l'uccello ci parla? Sì. Oh, te sei sbloccata, non ti impressionare, te sei sbloccata. Non ti so io, Merli, Fringuelli, Tordi, le galline no! Quanto mi dispiace per le galline, come farò a fare la gallina nei secoli a venire che non ha parlato col fiolo mio? Vedi che tignoso che è, vedi che tignoso che è, con le galline non ci parla. Oh, lui parla, ma è come se ci inquietasse. Ah sì? Sto stupido. Loro invece ci inquietano, ma è come se parlassero. Vedi un po'. L'ho visto io. Io non sono né matta né ubriaca. Ma sta bene. Lui ci parla e io li mangio. Guarda un po', guarda un po'. Lui dice, fratelli. E io mangio i miei fratelli. Sono cannibale io, lo sapevi questa? State attenta a te, che una volta o l'altra devo lasciare la rogliata. No, che vuoi, la coscia del fratello? No, ci avete sputato voi su e mi fate schifo. Senti un po' chi è che sta parlando schifo. Lo zozzo in persona, ma allontana di cenciosi che puzzi. Dimmi un po', da lì se non mestizi, eh. Secondo te il papa li mangia i tordi? No! A colazione, a pranzo e anche a cena. È un cannibale come me il papa. Ma voi che ne sapete? Ma voi che ne sapete? Chi ve l'ha detto voi? Penso un po' che me l'ha potuto dire, me l'ha detto la logica. Ecco, la conosci tu per caso la logica? No, sono matta. Ecco, questa è la logica. Perché io dico adesso, se quel matto adesso, io lo mio perché è un matto, va dicendo in giro che Tordi, Fringuelli, Pernici, Peccacce sono fratelli, no? Qui non va dicendo così? E il papa che è il papa e persona li mangia? Allora quel matto del fiolo mio da per cannibale il papa. Paro, paro. Tu che ori te? Un erede? Sì. Ma che aspetta sta gente a arrestarlo allora? A incatenarlo? Quanti danni deve ancora da fare? Poi se l'hai, o se c'ha ragione lui, mettiamo in casa che c'ha ragione lui, perché sti Tordi non si rifanno? Perché ste Pernici non vanno a Roma in cortei? Perché ste Piacaccia non invadono Sapiti? E non buttano giù dal trono quel grande mangiatore dei fratelli? Madonna, ma che sto a dire? Ma che sta a dire? Non sta a farti in cervello? No, perché io non ci capisco più niente, non ci capisco. Neanch'io. Sai che razza di novità che la tua? Questo fiolo mio che non torna a casa, non c'è verso di farlo rinsavire. Non si fa trovare, tutti i fratelli, va dicendo, tutti i fratelli. Ma se può essere più, tutti i fratelli, tutti meno io. E quella santa donna di sua madre che piange di là in francese. Le volete bene alla vostra moglie? Ma certo c'è Giosa che gli voglio bene, che si piglia la moglie per volergli male, eh? Gente! Ma lui dice e che il bene è un'altra cosa e ci insiste su questo punto. Ma allora il bene che è? In questo momento non so trovare le parole, c'è Giosa. Ma tu non ti c'è un mischiato, sei scelto. Lascia stare. Ma allora il bene che è? Oh,
Thank you.
c'è stava solo tu. Con chi parlava? Con le buffe? Con gli spiriti? E chi mi dà la mano per riportarlo a casa? Chi è che mi dà la mano per... Guarda un po' sti frati, gli chiedi la mano e ti seppicano tutti i bracci. Ma non sono io il matto è lui, ma che si può fare? Ma se può andare avanti così? No, non si può andare avanti così. Thank you.
questo? Mi ha risposto, zitta puta scema. Ah, ma allora non è scema perché vuoi sapere che vuole Dio. E chi allora che lo vuole Dio? Se dice una cosa a Francesco che lo vuole Dio, tutti dicono che è matto. Se invece si mette in mille a strillare che Dio lo vuole, tutti vanno dietro e diventano migliori. Ma allora, per non essere matti bisogna essere in tanti. Infatti io che sono sola sono una povera scema, ecco. Thank you.
Intanto nel primo e secondo atto Federica Azzullo ci reciterà una poesia su San Francesco e ora vi chiediamo qualcosa. Tra di voi gireranno tra poco, forse sono già tra di voi, dei frati o alcuni che fanno parte di questo spettacolo per chiedervi qualche offerta. Sono i soldi che ci servirebbero per pagare un po' queste spese che abbiamo sostenuto. Approfittiamo per ringraziare il comitato per averci offerto il palco, l'Enel ed altre spese varie. Però abbiamo ancora bisogno di un po' di soldi per pagare un po' questi impegni. Ci affidiamo alla vostra buona volontà. Grazie. Un piccolo avviso fuori di programma. Mi hanno chiesto di informarvi che domani sera presso il giardino delle scuole elementari ci sarà una serata danzante in cui verrà eletta Miss Castelnuovo estate, agosto. Grazie. Che ai notturni veli della
creature, cavata al buio il sole, il mio fratello sole, grande rosè, magnifico, raggiante, a sé assomigliante, lodato sia con il sole e la luna, bianca la fece il mio signore, come una perla del mare, e di gemmette rare la voglia incolorare. Lodato sia con mio fratello vento, con mio fratello fuoco, con lui, belli, robusto, allegro, armentoso, veglia nell'ombra e non a me riposo, molto ostinato e non si stanca al gioco. Lodato sia con mia sorella acqua, pura la volle Dio, semplice scarpa, serva l'uomo preziosa, pace fioretti e fugge vergognosa. Lodato sia con mio fratello vento, nuvole serene d'ogni tempo, onda d'ogni vita, fuso sostentamento. Lodato sia con una mia madre terra, assai tesori là nel grembo serva, e porti e frutti e la foresta cerva, i fiori, gli uccelli coloriti e l'erba, mettetegli al cuore, non date sempre. Thank you.
Senti Arduino, mi fai parlare? Eh? Mi fai parlare? Te sei invecchiato? Sta zitti! E ancora non riesci a capire queste cose. Finché ci vado io in Francia a Piale Stoffe, i prezzi qua da Sisi li faccio io. E te sta bene così, eh? Eh? Penta Sparandia, che tanto guadagni tanto te mangi, guarda. Penta che vivi, no? Ma tu guarda quest'altro, ma poi dici che Bernardone è pronto, Bernardone non ne sta mai bene niente. Come fai a non pronto là? Che nessuno va più dove è su? Nessuno sta più a posto su? Questo mi deve portare 5 mucchietti dei soldi, dei 5 giorni di incasso. Me ne porta sempre 4, me ne porta. Gli è piata la scordarella del quinto, gli è piata. Ah, ma pure a questo un giorno o l'altro, senza fargli male, lo ammazzo. Voglio vedere che fa, voglio vedere, eh? Ma guarda, ma tu lo devi intuire quando mi sei. Ma se può, non si può aspettare che io fischio, tu senti, poi arrivi, sei perdo un sacco di tempo, se può fare i soldi, se può fare i conti dei 5 giorni in casa con 4 mucchietti di soldi, eh? Uno, o tasse pure di sì, cambia tutto, eh? 1, 2, 3, 4 e quinto giorno che è incassato l'aria, eh? Tira fuori il quinto mucchietto, l'aria, te sei ingolfato, c'è pure scalognato, te sei ingolfato nel corpo, te sei ingolfato, c'è come di fatti arrambini, diciamo, vai via, l'aria. Non te puoi fidare manco delle maniche di casa tua, non te puoi fidare, com'è sta cosa qua? Com'è? Mi sa che qui ne manca uno, sì, amico mio, perché? I modi per farci i soldi sono tre: o chiedere, o lavorare, o rubare. Niente, che stai a chiedere? Ma che stai a chiedere? Che ti dà la gente? Che se ti piglia la madre si manco se ne accorge. Lavorare, sì, lavorare frutta qualche cosa, ma che stai a lavorare? Stai a lavorare? Rubare il massimo. Peggio di tutti ci stanno i poveri che lavorano. I poveri. Non li posso manco sentir nominare proprio. E piglio un dolore di stomaco che mi dura 2 settimane e passa. No, non è che mi passa dopo 2 settimane, no. Mi passa, mi scavalca. I poveri. Sono degli spendaccioni terribili, inganniti i poveri. Quello che spende un povero non si è mai saputo. Tutto quello che vedo come? Tutto quello che vedo. Lupini, castagne secche, semi di zucca. Durante le fiere ci hanno il coraggio di comprare perfino le frittelle dei loro chiodi. Golosi, gordi, gordi e golosi, che per la gola un povero è capace di ingoiarsi un bue con le corna intere, manco se ne accorge, manco se ne accorge. Io, amico mio, i semi di zucca non li ho mai comprati, mi piace un po', mi piace. Per questo sono ricco, perché ricco, amico mio, non è mica quello che guadagna tanto, no. Ricco è quello che non spende niente. Ti ha detto che non ho capito che è questa, che è avarizia. Non so manco come si scriva la parola avarizia, non lo so. Questo è il risparmio. Il risparmio è il primo guadagno. La sapevi questa, no? Segnala, puntala. Guarda un po', guarda, questa è tutta roba mia. Sai che sto a fare io? Fammelo dire, no? Io sto a preparare per te una civiltà. Te lo saprei dire per 800 anni? Lascia stare. Vedi che lasci stare, eh? Vedi che lasci stare. Oh, così si fa. Se entra prima del fischio, sì. Se no si risparmia un sacco di tempo, si risparmia, no? Eh? Le devo dare una monetina. Eh? Vediamo un po'. No, è troppo grossa questa. Gordo, faccia del gordo, te la do. Ce ne deve essere una piccolina. Le cose piccole, quando le metti vicino a quelle grosse, gli si danno una confidenza che manco più le riconosce. Ah, ecco. Ma mo sei incastrato la mano, posso andare a girare la pastorella marrone? Eh? Va a fatta bene, vai! La stupida demonetina! Ah, eccola! Oh, cosa c'è di più piccola di questa? Cosa c'è? L'aria! Te la do! Faccia del gordo! Che c'è come di fatti all'allini, già! Poi te li vengo a raddrizzare! Te, per i semi del zucchero! Vai lì! E poi te li vengo a raddrizzare da figlio! Amico mio, dove stai? Eh? Te devo dire una cosa, che
me fa svegliare di notte con le denti gonfie, perché se io non me lo faccio spiegare da uno che ha studiato, non mi entra nella testa. Io non riesco a capire, a essere buono, che gusto ci sia, e insiste a essere buono. Sti stupidi! Mentre sì, si deve girare. Ah, eccola qua. Una certa ora si fa sedere su quella sanitella. I gusti sono giusti, no? Non gli vuoi fare i gusti? Si vede che quella c'è da insalire. E io ho i gusti, appunto. Oh, guarda un po' che c'ho, Dio. Guarda un po' che c'ho. Guarda che fame che c'hai. Ne si vede dall'occhio, ne si vede. No, no, è per te. Mangia. Il pane! L'hai riconosciuto? Quello è il pane. E dimmi un po', cicciosa, ti piace il pane? Mi piace, sì! Quando sono contento, non ti puoi immaginare quando sono contento. E che altro ti piace oltre al pane? Che altro ti piace? Mi piace il pane! Ma tu guarda che razza di campo di scelta che c'hai! Cominci con la crosta e attacchi con la moglie. Ricominci con la crosta, insomma è tutto tra la moglie e la crosta, no? Povera scelta! Perché le sceme sono sceme? Ma che razza di domenica le sceme che stai a fare? Che sta a parlare con te che la notte c'è il rischio che diventi intelligente. Sì, perché io sono convinto che la scemenza sta attaccata all'intelligenza. Sono sicuro, so. Ma vallo un po' a sfondare sta scemenza, vedi un po' quante capocciate che devi dare. Se arrivi scemo all'intelligenza, tanto vale che rimani scemo, no? Vieni qua. Dopo che ha mangiato sto pezzo di pane da un'altra parte. È un momentaccio per me, sai? Dimmi un po', a te ti capita qualche volta di vederlo mangiare sto fiore mio, eh? Ti capita? E che mangia di solito?
più di tutto di tutto il pane. Mi Dio, più di tutto e di tutto mangia il pane, mi Dio. E io che me lo ricordo da ragazzo che mangiava le paraone farcite, i pasticci parigini. Ma che razza di cambiamento che ti fanno i figli, eh? Da un momento all'altro tu che sei il padre manco più li riconosci. Oh Cenciosa, i figli, guardami un po', guardami bene, mi stai a guardare? Tu a me dopo morto dove mi manderesti? In paradiso o all'inferno? Aspetta, Resciolosa, te stai a precipitare, te stai e piglia o respiri tra la domanda e la risposta, pigliate un attimo di sosta, no? Perché in fondo non sono un buon cristiano io, te l'ho dato o non te l'ho dato il pane? Rispondi, fai venire la buffa alle orecchie, fai venire, poi te bagni se ti riempo le botte. Allora dove mi manderesti? All'inferno. E perché? Perché pesate troppo. E che vuol dire? E metti caso andate in paradiso, cascate subito giù, quando vale andarci subito giù, no? Hai capito la mano? Mi sta a far risparmiare un viaggio, mi sta a far risparmiare. Io mi devo sbrigare a andare all'inferno, mentre lei va in paradiso. E chi la chiappa più la matta quando va in paradiso? Te sei strasina dietro anche se non ci vuoi andare su sto paradiso. No, io non vado da nessuna parte. Sto tanto bene qui. State attenta a te. State attenta a te. Che una volta all'altra dove te incontro per Assisi, te do una scarica del botte, che l'andronata se deve sentire fino a Cosola. Che stai a fare? Che stai a fare? Perché lo butoli sto pane? Che è sta putulata che gli dai? Non lo mangi? No. Perché? Lo porto a lui. Che stai a inventare? Che stai a dire? Sto pezzo di pane secco lo stai a portarmi via? Che per voi fa credere? Che a mio figlio gli manca il pane? No, questa non la volevo sentire. Questa non la volevo sapere, mi figlio mi manca il pane. Ma perché se deve arrivare a sto punto tra padre e figlio? Perché? Oh mio Dio, mi manca il pane, come sarà di tutto? Senti, Cenciosa, senti. Facci le cose da sto figlio mio, facci le cose. Se c'è bisogno di pane, diglielo che a casa mia, cioè, lui gliene posso mandare quando ne vuole. A casa mia si è sempre sprecato il pane. Quanto pane si è sprecato a casa mia? No, è più buono il mio. Hai sentito, amico mio? Hai sentito? È più buono il padre che gli porta esso. Il pane di casa sta. Dagli il pane. Abituarlo con soltanto il pane, basta. Troppe sfogliature, troppe smancerie, troppa roba si spreca sotto l'occhio di sti figlioli. C'è sta troppa abbondanza in certe case. Questa è la verità. Ma questo che vuol dire? Mi fa impazzire questo fatto, che vuol dire? Che le paraone farcite sono sulti, che i pasticci parigini sono schiaffi, sperle di pala, che tutte le premure che si fanno sono catene. Ma perché? Ma perché più gliene fai e più si sentono catenate? Ma perché? Falli a capire, figli nostri, falli a capire. Se mi dici ciò, sorella mia,
La poesia, Gesù,
come ti posso dire, è come una di quelle nuvolette leggere che vanno come matte sul cielo, ma lontane dei nuvoloni seri che ti danno la pioggia e vanno tanto bene alla campagna. La poesia è come una di quelle nuvolette che sembra tenute rosa e cambiano forma ogni momento, ma di acqua mai una goccia, mai una stessa. E se ti distrai un momentino e guardi da un'altra parte, centuardi subito dopo, sono sparito. Ma stavano lì, ste nuvolette rosa, o no? Sì, ma sono le più belle. Ma che stai a dire? Le più belle di che? Di chi? In che senso le più belle? Ma che ragione ci possono avere se non contano niente? Chi c'ha ragione, Cencio, se lo devi dimostrare con i punti alla mano, come due più due fanno cinque. Non fanno quattro. No, non fanno quattro, fanno cinque, se no che affare è? Ma se l'hanno fatto santo. Dopo l'hanno fatto santo, eccolo il punto. Ma vale un buon trippo la povera testa di un padre che è un figlio matto che c'hai in casa, un bel giorno te lo faranno santo. Vale un buon trippo, una cosa così grossa. Che fare strano un figlio santo in casa? Da che cosa te ne accorgi? Che fa? Questo è stato lo strazio mio. Ditelo a quel signore laggiù. Sì. Che il figlio suo, matto pure quello, chissà quante gliel'ha fatta e quante gliele farà, che non stesse a preoccuparsi. Tanto domani glielo faranno santo. Che te pensi che fa quel signore lì? È un padre di famiglia come me. E fa la stessa parte che ho fatto io, uguale, identica, spiccicata. Che dice no, no, vai a lavorare, vai a potere, compra, vendi, guadagna, senza soldi, non si cambia. Ho trovato l'indieco, no? Che gli vuoi dire di sti tempi a ste figlioli? Che gli vuoi dire? Che altro devo inventare? A chi deve dare un biologico? Frega lo prossimo tuo come lui frega te. Ma se l'hanno fatto santo, e mo lo sai, no? Non sei contento! E no, Gengio, non sono contento. Che te pare che non ci ha provato a essere contento? Non gliela faccio. Un padre che impazzisce dal mio punto di partenza. Dimmi, la parto come padre contento. La parto. No, non gliela faccio, perché io sto qui inchiodato a ragionare, e lui che fa? Che fa sto fiolo? Lui canta, ecco che fa, io c'ho un figlio. Laudato sì, mi Signore, con tutte le mie creature, speciale persone, che non c'è più felice, per we
Grazie. Tutto bene, tutto bene. A tutti, buonanotte e buon proseguimento con la festa patronale.